settimane fa l'energy manager del comune di Bitonto, Alessandro Cafagna, dichiarava appunto TV: nei prossimi giorni farò una comunicazione ufficiale all'amministrazione. Comunicazione che riguardava il report sul risparmio energetico conseguito da Palazzo Gentile, e l'impegno è stato mantenuto. Dal rapporto emerge una riduzione del 5% dei kilowattora consumati nel 2014, che ha fatto contabilizzare al comune un risparmio economico di 28.400 euro. L'amministrazione Abaticchio specifica: tutto merito del puntuale monitoraggio di consumi e tariffe e della graduale sostituzione del tipo di illuminazione negli edifici pubblici, scuole e sedi comunali, e degli interventi di efficientamento e riqualificazione di alcuni impianti della pubblica illuminazione. E proprio in quest'ultimo caso, spiegò il comune, si sono registrati margini di miglioramento maggiori, una riduzione dei consumi che ha toccato il 16,6% contro il 9,2% registrato per gli altri usi. C'è poi una disamina degli interventi: gli impianti di pubblica illuminazione, sui quali il comune è intervenuto con un primo piano da 130.000 euro, sono 9, di cui 6 a Bitonto, 2 a Mariotto e 1 a Palombaio, anche se, come registrato da Punto TV nei giorni scorsi, molte zone di Palombaio restano spesso al buio. Soddisfatto il sindaco Michele Abaticchio: si tratta, commenta, di un investimento ampiamente ripagato dai risultati. A fronte dei 1.000 euro mensili di compenso, l'energy manager comunale garantisce all'amministrazione un'ampia gamma di prestazioni. Le cifre dimostrano la lungimiranza delle nostre scelte, che stanno innescando un circolo virtuoso con risparmi che liberano risorse da investire in necessari interventi ed efficientamento energetico a totale beneficio dell'ambiente e delle casse comunali. Chissà se i cittadini delle zone rimaste al buio, non solo a Palombaio ma anche nel centro storico, la pensano allo stesso modo.